Bentornati adesso a Sagrezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Allora, siamo in via Simone Martini perché è arrivata un'interrogazione in Consiglio Comunale, l'unica che riguardava, diciamo, delle tante che ci sono state, che però riguardava un problema, a parte un'altra su una scuola, credo la scuola Cesalpino, ma per il resto, diciamo, più sui grossi sistemi, sempre di Arezzo, ma visto le acque, tutte le cose, no? Di cui la casa delle culture, che scade l'incarico per Oxfam, ma è stato segnalato che qua la zona è completamente buia, cioè dal campo da baseball e anche prima quando inizia, insomma, il parcheggio dello stadio, poi continuando qui davanti al mitico Notti d'Estate, che ormai è chiuso da diversi anni, per andare verso il Bagnoro è tutto buio, vediamo un lampione lontanissimissimo. E quello è sul in incrocio, sì, che senta sulla superstrada. Esatto. E quindi, insomma, giustamente, evidentemente qualcuno si è lamentato e quindi la cosa è arrivata anche in consiglio. Questa è l'altra zona dopo quella che abbiamo fatto settimana scorsa, sì, relativamente al ponte della superstrada lì sulla ferrovia, che è completamente buio fino alla Esselunga. E questa è l'altra zona completamente buia, non ci sono punti luce per niente, e pensare che questa è una zona importante, perché considera che è la prima uscita verso Arezzo venendo da San Sepolcro, e quindi è molto molto trafficata. Poi qua ci sono paesi come Bagnoro, Gragnone, Santa Firmina, quindi è anche molto densamente popolata, però mai illuminata. Mai nessuno è venuto all'idea di metterci dei lampioni. È strano, no, perché poi all'inizio si va verso Via Giotto, una zona, esatto, in, no? Esatto. Come mai, secondo te, nessuno ci ha mai pensato? Perché una volta c'era la luce del Notti d'Estate, che vedi che ci sono i... Assolutamente, sì, è vero. Ma era lampioni che guardavano l'interno, ma comunque sia, non c'entra assolutamente niente. Non è stata mai presa in considerazione, perché è sempre stata considerata una strada extraurbana, perché il fabbricato e l'abitato inizia lì dal viale dello stadio, secondo quindi i nostri tecnici. E non hanno mai pensato, appunto, a illuminare questa zona, che invece andrebbe a questo punto illuminata, perché non soltanto andando verso il paese, ma anche qui intorno ci sono una serie di case, una serie di abitazioni, quindi per sicurezza non farebbe male un po' di luce. Assolutamente no, anche perché poi immaginiamola col buio, tra l'altro sfrecciano, che in questo rettilineo sfrecciano le macchine. Capirai, è tutta dritta, è comoda. C'è qualche casa, qualcuno che, insomma, deve, sì, esce magari, e quindi no, non è bello avere tutta la strada buia, solo che qui sarebbe un bel investimento, penso, pienarla di lampioni, no? Ma se non altro andrebbe fatto qui il tratto dallo stadio fino all'incrocio della superstrada, sì, sono circa un chilometro di strada. I lampioni ogni quanto sono? Ogni 50 metri? Quindi comincia a essere roba, eh? Sì. Ci vogliono 50 lampioni con tutto l'impianto da fare. Vabbè. Mi sa che non lo vedremo mai, eh? Chi lo sa? Le vede il Signore sono infinite. I luminosi. Anche, esatto. Però vedi, hanno inaugurato a volte, anche recentemente, visto che ci eravamo occupati di quei lampioni che non li accendevano, sì, in zone nuove, magari potrebbero anche mettere in mano. Qui lo deve decidere il comune, però. E poi, ad esempio, qui c'è l'impianto sportivo completamente al buio sulla strada. Il baseball perché deve stare al buio? Ma c'è il parcheggio del baseball completamente tutto al buio. Meno male c'è il distributore davanti, un po' di luce la fa quella, sì, però non è che sopperisce alle necessità di illuminazione di quell'area lì, sì, che poi, ad esempio, durante le partite di calcio è sempre utilizzato il parcheggio, quindi la gente viene su a piedi al buio a prendere le auto. Vabbè. Diciamo che è giusto chi ha sollevato il problema, è un problema però che, vabbè, si sottopone all'attuale amministrazione, ma evidentemente qui le cose non sono state fatte negli anni. Ormai. Da quando ha fatto il viale dello stadio? Dal 1960. Nessuno è venuto in mente di mettere i lampioni qua, no? Ecco. Quindi si arriva... Le casse erano su peggio le stesse, non sono aumentate. No, ecco, quindi... Neanche a me è venuto in mente. Neanche a te è venuto in mente. No. Poteva venirti in mente, però. Ah, sa, non era il mio lavoro, non ero dedicato a quando questo. Quando c'è qualcosa dopo, non è mai dicevano... il tuo lavoro. No, non so, dicevano che mi occupavo di troppo. Quindi. Ti occupavi a troppe cose, se chiedevi anche i lampioni era proprio una cosa... Basta. Voleva essere tutto fare il comune. Ma per carità. Allora, redazione @arezzotv.net, se ci volete scrivere anche tramite la nostra pagina Facebook, ci vediamo domani. Ciao.